Oggi è il secondo giorno di questi 2 giorni sul monitoraggio, sull'applicazione delle linee guida per il monitoraggio dei ponti esistenti, un convegno organizzato da ReLuis in collaborazione con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in cui si è avuto modo di vedere come stanno procedendo le attività che sono in corso nell'ambito di un accordo che è stato appunto siglato tra il Consiglio Superiore e il Consorzio Interuniversitario. Oggi si è parlato in questa mattinata di monitoraggio strutturale, un processo diciamo, che si individua in varie componenti, si parte dalle attività di diagnostica e di conoscenza della struttura che mette appunto al centro del processo di monitoraggio la struttura stessa, si passa per le procedure di identificazione dinamica e non, perché poi l'obiettivo del monitoraggio è quello di conoscere al meglio la struttura, quindi lo si fa sia con prove statiche che con prove dinamiche. E infine si arriva appunto alle attività di monitoraggio vero e proprio, dove il cuore sono sicuramente le attività di monitoraggio strumentale. Sì, l'obiettivo delle attività che vede coinvolte più di 60 unità di ricerca su tutto il territorio nazionale e solo sul tema del monitoraggio più e della diagnostica più di una ventina di unità di ricerca è quello di fornire dei documenti che possono essere di supporto ai concessionari e ai progettisti per programmare nel miglior modo possibile tutte le attività di progetto di un sistema di monitoraggio e di indagine e di conoscenza dell'opera.